una delle belle ville del Lido e quindi oggi non sono nel mio posticino, ma sono in questo scorcio. Ho appena fatto un paio di interviste, quindi non sto dalle parti del red carpet del Palazzo del Cinema, ma sono nel bel mezzo del Lido. Due interviste, secondo me belle, specialmente una a quella a Hu Xiaoxian, che è stato veramente un grande onore per me intervistare, e l'altra a Stacey Martin, che è qui con un film Taj Mahal. Se volete ascoltare e poi leggere le interviste, ovviamente sapete cosa fare, dovete andare sotto, ci sono i link, la mia pagina Facebook, oppure sul mio blog dove ci sono i link. Sulla pagina Facebook ci sono dei link più estesi, invece sul blog ci sono dei contenuti originali per il blog e poi tutti i link invece delle altre cose. Prima di parlare del film di oggi, che è Gli uomini di questa città non li conosco, di Franco Maresco, vi ricordo ovviamente domani l'appuntamento è alle ore 19 circa, di fronte l'ingresso del Palazzo del Casinò, proprio sul lungomare, per chi c'era l'anno scorso, dove ci siamo visti l'anno scorso. Quindi da lì faremo un po' di chiacchiere, ci prenderemo una cosa da bere e poi andremo a cena. Io non so ancora quanti siete, quindi se riesco a trovare il ristorante, quello sul lungomare, dove eravamo l'anno scorso, andiamo lì, se no camminiamo, troviamo un panino, si sta insieme. L'importante è si chiacchiera di cinema, ma ci sono anche dei ricchi premi e cotillone, non tantissimi come l'anno scorso, ma ci sono. Allora, Franco Maresco l'anno scorso aveva esaltato moltissimi con Berlusconi, di cui avevamo parlato anche con Rick, vi metto qui il link, e a sorpresa è uno dei video più visti del mio canale. E, invece è venuto con un film molto diverso, sempre un documentario per Maresco, un documentario che racconta la vita e le opere di Franco Scaldati, che è un grande attore e drammaturgo palermitano, un attore alternativo molto off rispetto ai circuiti tradizionali, e proprio per questo un po' dimenticato. Per evitare che venga davvero dimenticato, Maresco gli dedica un film molto bello. Maresco non delude praticamente mai. Invece del grottesco che aveva segnato Berlusconi, questo viaggio nei bassi fondi della musica palermitana e nei risvolti politici di questo fenomeno, qui è ancora una storia di Palermo. Il cinema di Maresco è evidentemente la storia di Palermo, racconta tante storie di Palermo a tanti strati differenti di interesse. In questo caso racconta la storia, come dire, culturale e artistica di una città, partendo dagli anni 50, quando cresce questo grande attore drammaturgo Scaldati, e la Palermo completamente disastrata, e percorre l'evoluzione del suo teatro e l'evoluzione del suo rapporto con Palermo, descrivendo anche la crescita o il degrado della Palermo dal punto di vista culturale e anche politico. È un film che è un canto d'amore e di rabbia verso la sua città e verso i suoi cittadini. Gli uomini di questa città non lo conosco, questi palermitani che non sono mai in grado di andare oltre i loro limiti, di capire, di apprezzare davvero e di conoscere fino in fondo la propria città per poterla rendere sempre migliore. Percorrendo 50 anni di storia, Maresco racconta 50 anni di vita di quest'uomo, di cui è amico, si sente il suo affetto, il suo amore quasi fraterno per quest'uomo, che poi conoscerà, con cui collaboreranno, e l'amore e l'odio verso, l'amore per la città, per quello che può offrire, per i suoi palpiti, e l'odio per quei cittadini che, collusi con la mafia o meno, politicizzati o meno, tentano ogni volta di rovinarla. E nonostante questo, però, è, come dire, è l'amore e il sentimento che vince. È un film molto più struggente, molto più delicato, molto più romantico in qualche modo di altri film di Franco Maresco, ma è un film che non manca mai né la zampata feroce, né soprattutto il momento agghiacciante sullo stato delle cose, della cultura e dell'intelligenza, potremmo dire palermitana italiana. Quel finale, subito dopo, a poco tempo dalla morte di Scaldati, in cui nessuno lo conosce più, dopo che nei funerali in pompa magna il sindaco si era fatto grande. Insomma, è un film che parte da un racconto semplice,
quello di un artista, della sua vita, delle sue opere, un racconto anche molto ricco, criticamente costruito, ricco, denso, e che poi si apre a varie cose, a una ricchezza di riflessioni, di riferimenti culturali, anche di ossessioni di Maresco, qualcuna un po' meno riuscita di altre, ma sempre con una grande lucidità e con una grande integrità, in cui in questo caso c'è anche una forte sincerità emotiva e che lo rende un, come dire, un film ancora più prezioso nella filmografia del regista, a cui veramente mi piacerebbe poi dedicare un video solo sul cinema di Maresco, Cipriano Maresco e poi solo Maresco, perché secondo me se lo merita, è veramente una figura importante. Io vi abbraccio, vi bacio, vi saluto, ci vediamo domani per il video alle 15 e parlerò di De Palma, del documentario di Baumbach sul De Palma, e poi domani sera, siateci, ciao!